Il reddito passivo è uno dei metodi migliori per essere pagati, anche dormendo letteralmente si riescono a generare soldi. Ecco 7 metodi che preferisco per le entrate passive. I dividendi possono portare a guadagni veramente alti, però la pecca è che per guadagnare delle cifre abbastanza abbordabili bisogna avere un capitale veramente alto. Molte aziende nel mercato azionario pagano una percentuale all'investitore che possiede le loro azioni. Per l'investitore a lungo termine consiglio vivamente di controllare prima di investire in un titolo se questo dà appunto i dividendi, perché sono un'entrata extra che comunque può sempre servire. Molti magari non la considerano come entrata importante perché appunto per rientrare dall'investimento ci vuole un sacco di tempo. Però non è questo il punto forte dei dividendi, infatti non è fatto per rientrare dall'investimento ma è per un'entrata extra. Infatti i soldi che abbiamo investito nel titolo rimarranno lì e cresceranno nel tempo se l'azienda performerà bene. L'interesse composto. Da qualche mese utilizzo una piattaforma dove ho creato un portafoglio. Ogni mese deposito una somma di denaro, però da quest'anno ho deciso di depositare un po' di più. Entro fine anno questi soldi depositati saranno cresciuti di una percentuale. La cosa interessante è che depositandoli per 10, 20 anni, 30 anni, si chiama appunto a lungo termine per un motivo, questi soldi saranno cresciuti di un sacco di percentuale, perché ogni anno la percentuale crescerà sopra quella che abbiamo già depositato l'anno prima e così via. Molti magari diranno ma no, voglio tutto subito, ed è questa la pecca che fa fermare molti, perché non esistono soldi veloci facili. Prima investite a lungo termine, più tempo avete della vostra vita da dedicarci e più guadagnerete. Si può arrivare veramente a somme incredibili, come anche a milioni di euro. La piattaforma che utilizzo è Bondora, con un interesse composto abbastanza buono, mi sembra se non sbaglio sul 6-7%. In descrizione vi lascio il link per provare e partecipando dal mio link avrete un bonus in euro o in percentuale. I link di Amazon. Su Amazon c'è il programma di affiliazione e tutti possono partecipare e aderire a questo programma. Su Amazon trovate un'infinità di prodotti che potete promuovere in modo semplicissimo, sia che avete un audience sia che non l'avete. Ci sono un sacco di modi per guadagnare tramite Amazon. Una cosa però che vi farà guadagnare di più dai link di Amazon è il programma Bounties, che vi farà promuovere i servizi appunto di Amazon. Promuovendo i prodotti invece guadagnerete una piccola percentuale sull'acquisto di un prodotto. Io ad esempio vi faccio un video recensione su questa chiavetta, esempio banalissimo, vi lascio in descrizione poi il link per acquistare quella chiavetta. Se voi lo acquistate io guadagno una piccola percentuale da Amazon, niente da voi tranquillamente. Shopify è una grandissima opportunità, sta crescendo a macchia d'olio e veramente è infermabile, sia per il dropshipping sia per il private label. Il dropshipping è una cosa studiata più in modo differente, quindi non lo considero tanto passivo, ma invece il private label, se voi avete un vostro merchandising, avete un prodotto che volete vendere, ad esempio voi avete una vostra linea di abbigliamento, create uno store su Shopify, create il vostro abbigliamento, merchandising, lo mettete lì e voi tramite traffico organico o non guadagnerete dalla vendita appunto di questo merchandising. Io come youtuber non ho un merchandising perché comunque non è la mia priorità adesso, ma ci sono un sacco di youtuber che lo fanno. Uno dei gruppi più grandi penso sia quello dei Mates, che fatturano anche un sacco di soldi tramite il loro store su Shopify, per chi non lo sapesse è uno store su Shopify, e veramente portano a casa tanti soldini interessanti. Affiliate marketing, lo differenzio dal programma di affiliazione di Amazon con il link di Amazon perché sono due cose simili ma differenti allo stesso tempo. L'affiliate marketing viene fatto sempre nell'ambito di YouTube: un'azienda contatta uno youtuber, voi mettete il link in descrizione di questa azienda, vi paga se si iscrivono al loro servizio, fanno la prova o quant'altro. Però per i modi più semplici, più accessibili a tutti, ad esempio una carta che ho consigliato tempo fa, Yap, ve la lascio anche in descrizione se volete provarla, perché se non sbaglio forse è accessibile da chi ha 16 anni in su, quindi non male, ed è una carta gratuita totalmente, vi fa guadagnare anche un po' di soldini se invitate le persone. E l'affiliate marketing in questo caso che cos'è? Voi fate l'iscrizione a questa carta, io guadagno 10 euro se voi ricaricate la carta, voi guadagnate 10 euro scaricando l'applicazione con la carta, niente di più semplice. Questo è come funziona più o meno l'affiliate marketing in parole molto povere, e vi farà fatturare un sacco di soldi se siete a grandi numeri e anche con contratti con le aziende. Patreon è una cosa utilizzata e porta gratitudine. In Italia non è utilizzata un sacco come in America e nel resto del mondo, ma comunque viene utilizzata da vari youtuber, influencer e non solo. Io ad esempio in prima persona non lo utilizzo Patreon, però c'è un sacco di gente che lo utilizza, anche alcuni colleghi youtuber. Su Patreon si ricevono delle donazioni dai propri fan, dai propri follower, da chi ti segue, chi ti vuole supportare. Che cosa dà in cambio? Lo youtuber, l'influencer fornisce in anteprima i loro contenuti principalmente, quindi dà un accesso anticipato a quello che magari sarà un prossimo video, dà un dietro
le quinte di quello che c'è per i suoi video, fa vedere il backstage, mostra un contenuto più vicino con il pubblico, crea magari un gruppo privato e varie cose che per legare un po' di più con il proprio pubblico. Non aspettatevi enormi cifre, almeno qui in Italia, però comunque un caloroso supporto è sempre benvenuto. L'ultimo è il reddito passivo di YouTube, che è quello più importante. Perché? Per creare un video ci vuole un sacco di tempo, quindi non è considerabile tantissimo passivo. Però YouTube ti fa guadagnare su ogni video. Ma i video vecchi, se studiati approfonditamente, riescono a generare entrate nel tempo. Quindi non vengono visti solo da quelle persone in quel momento, ma vengono visti ogni mese. Se un video infatti è studiato per essere cercato spesso, viene indirizzato bene come i termini di ricerca con le parole chiave, avrà un potenziale enorme. Io mi sono trovato a guadagnare più soldi su YouTube negli ultimi mesi senza fare video che nei mesi in cui facevo un video al giorno. Ed è una cosa tra virgolette assurda, ma se ci pensate è una cosa anche alogica. Mi sono trovato un sacco di video vecchi che vengono ancora visti, mi sono trovato dei video vecchi che ai tempi non mi hanno fatto guadagnare quasi nulla e adesso invece mi portano un guadagno che è quello mensile quasi di YouTube. Su YouTube ci sono un sacco di fattori legati ai video, quindi non sto a spiegarveli tutti in questo video, se vi interessano magari ne parlerò più avanti. Detto questo, queste erano 7 idee per guadagnare in modo passivo senza fare nulla, perché la passività veramente, quando dormite potete generare soldi, ad esempio anche dai link di Amazon. Ho fatto un video su YouTube tempo fa dove consigliavo un manga, quel video viene visto anche adesso, gente acquista quel manga che ho consigliato perché l'avevo appunto consigliato e genera soldi ancora. Sono cose che vanno diciamo a catena. Lasciate un like se volete supportare il canale, il video con l'algoritmo di YouTube, iscrivetevi se ancora non l'avete fatto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!